Di Maio lancia la sfida a Salvini, pronto a far saltare il tavolo. Arduo chiamarlo vertice, visto che si è trattato di una grigliata, qualche partita di biliardino e i soliti onori tributati al santone della comicità venuto a fare capolino nelle più terrene questioni politiche, nella giornata in cui tutto sembra incartarsi e l'ipotesi di un premier terzo rispuntare con insistenza. Ogni cosa si mescola nell'M5S, privato e pubblico, associazioni, fondazioni e partito, battute comiche e dichiarazioni sul governo. La scena è questa, Villa Ivrea, poco fuori il centro, proprietà di Davide Casaleggio, ideatore dell'associazione intitolata al padre del Sum Cancelletto 02, seconda giornata annuale dedicata a Gian Roberto. Di Maio incredibilmente non indossa la cravatta, ma maglioncino e jeans. Scatta un selfie con Beppe Grillo e Davide. Tutti sorridenti, tutti in attesa. La strategia funziona così, dichiarare e aspettare la replica, dichiarare e aspettare di nuovo. In mattinata Di Maio è ad Aosta, per lanciare la campagna elettorale in vista delle elezioni del 20 maggio. Bagno di folla e primi messaggi, diretti a Matteo Salvini, tuttora il più probabile partner di governo. Capisco che Salvini abbia difficoltà a sganciarsi da Berlusconi, ma da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento. Non un governo di cambiamento ma solo un governo ammucchiata. E per noi questo film non esiste. Il film infatti sarebbe un altro, nella testa di Di Maio, Salvini deve spezzare il cordone che lo tiene legato a Berlusconi, ma sa che per farlo ha bisogno di tempo. Tutti sembrano avere bisogno di tempo, e ormai è convinzione anche del leader grillino che si arriverà quasi sicuramente a maggio, forse addirittura oltre il terzo giro di consultazioni, sempre che il presidente Sergio Mattarella non posticipi, come desiderano i grillini, il secondo giro. La sensazione è che ci sia un congelamento e i grillini lo confidano a Grillo, aggiornandolo. Il comico, costretto a rispondere fuori dalla villa, esprime ottimismo, un governo si farà e lo dice convinto che con Salvini alla fine una soluzione si troverà. Del PD si parla poco o nulla. L'attenzione è tutta sul vertice del centrodestra ad Arcore. Da lì arriva un comunicato congiunto che manda su tutte le furie Di Maio. Il centrodestra è blindato, si parte da lì per il governo, dicono i tre leader, compreso Salvini. Ah sì? Reagisce il grillino. Prima invia un SMS al leghista, poi pubblica un post su Facebook. Vedo che la Lega preferisce tenersi stretto Berlusconi e condannarsi all'irrilevanza. Adesso per completare l'opera, consiglio a Salvini di chiedere l'incarico di governo al presidente Mattarella e di dimostrare come possa governare con il 37. Da noi la grande ammucchiata non avrà un solo voto. Quando Salvini vorrà governare per il bene dell'Italia ci faccia uno squillo, gli diremo se saremo ancora disponibili a lavorare con lui al contratto di governo. Il messaggio di Di Maio a Salvini non ha proprio i toni gentili. Tant'è che il leghista intervenendo a Treviso sembra ammorbidire il precedente comunicato, smarcarsi dagli alleati e ribadire il coinvolgimento dell'M5S. Altrimenti, minaccia, non resta che il voto.
Di Maio potrebbe forzare le trattative e disertare il tavolo che la Lega ha intenzione di offrire ai grillini. Serve a prendere tempo e a concederlo, a logorare le certezze degli interlocutori. Ma Di Maio sa che, a sua volta, Salvini è pronto a usare un'altra arma contro di lui, la poltrona di Premier, a cui il capo politico dell'M5S sembra non voler rinunciare, a differenza del leghista. Il terzo nome, evocato da tutti ma senza un corpo a vestirlo, è un veleno che potrebbe insinuarsi e intossicare la compattezza del movimento, soprattutto se il veto su Berlusconi reggesse fino alla fine, e Di Maio quindi si trovasse costretto a dover anche lui rinunciare a qualcosa per far nascere il governo.